avete più voi, perché c'è un giro di blog e di informazioni. Io sì. ho avuto adesso 5 minuti fa una comunicazione da parte della segretaria del mio, sì, del mio produttore, che mi dice non si rifà più la prossima serie. Io, il fatto che io sia interessato è perché hanno svalutato questo prodotto così a loro piacimento. È chiaro che è un prodotto che già insomma, ha perso odio per quello, perché la gente non sapeva neanche più, era una caccia al tesoro sapere dove era 100 vetrine ormai. E oltretutto adesso pare che non lo facciano neanche più, se non si riservano di farlo più avanti. Io mi scuso con il pubblico, con, sì, quelle persone che ci hanno seguito per tanti anni con tanta passione, con tanto amore, con tanto affetto. Ecco, il commento reale è: sì, guardate, noi attori eccetera eccetera non sappiamo nulla, non dipende da noi, comunque noi ci scusiamo per l'interruzione così repentina, lo faccio io al posto di chi altri dovrebbe farlo. Lei pensa quindi che è stato più che altro un problema soprattutto di sballottamento tra Rete 4 e Canale 5, quindi cambiamento di fascia orari? Sì, ma poi cambi di orari, lo metti di più, la gente già dice no, babbo, stai girando per i fondelli. Quindi mi scuso con il pubblico, abbiate pazienza, vi abbiamo fatto compagnia per tanti anni e è finita purtroppo in un modo non degno di una produzione di questo tipo. Roberto Alfi si scusa, si inchina, prende l'ultimo applauso e saluta il pubblico.